Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Per la prima volta metto piede nella Repubblica Araba d'Egitto e già sento le vibrazioni di questo paese che racconta storie all'umanità da millenni. Io, per avere giusto un'idea, dedicherò un weekend alla capitale e ai suoi dintorni. Cairo, ragazzi, con i suoi 20 milioni e passa di abitanti, è la seconda città più popolosa dell'Africa, dopo la città nigeriana di Lagos. La città sorge sulle sponde del Nilo, il fiume più lungo al mondo, 6.852 km. In realtà contiene il primato con il rio delle Amazzoni, ma su quest'ultimo non ci sono fonti certe su dove sorge, quindi è acceso il dibattito. Inizio l'esplorazione dalla piazza Tahrir, il centro della città, dove di sicuro non mancano le moschee. Dall'altra parte invece c'è il museo egizio, che più tardi visiteremo. Purtroppo, ragazzi, la polizia egiziana non è tanto amica dei videomaker e quindi ho dovuto lasciare maggior parte dell'attrezzatura a casa. Nonostante ciò, ieri un'ora sono stato bloccato in aeroporto con un interrogatorio dei poliziotti. Sono nemici dei microfoni, quindi l'audio sarà quel che sarà. Ma non ci scoraggiamo, dai, è una bella giornata, perfetta per una nuova avventura. L'entrata costa 200 per i visitatori stranieri, più 50 se siete fotografi e più 300 se siete videomaker. Ci spacciamo per fotografi, penso. Penso sia più facile entrare alla Casa Bianca che all'interno del museo. Incredibile, sembra di tornare indietro nel tempo, ma di tanti anni. Il museo egizio è conosciuto anche come il massimo museo di antichità egiziane per la vastissima collezione di reperti archeologici che ospita. Si parla di più di 136.000 oggetti. Ovviamente vi consiglio di prendere una guida se volete capirci qualcosa, ce ne sono tantissime, anche abbastanza economiche. Questa è la lunga fila che ci aspetta per visitare la tomba del faraone Tutankhamon, la più famosa del museo egizio e della storia del nuovo impero egiziano. Non so se è possibile fare foto. Non sono un amante dei musei, ma un repertorio del genere bisogna visitarlo prima o poi nella vita. Purtroppo la stanza di Tutankhamon non era possibile fotografarla né filmarla, ma ragazzi, dovete venire qui per capire. Dicono che funziona molto bene Uber qui al Cairo, abbastanza economico. Eccolo, arrivato. Salam aleikum. Salam aleikum.
you, bye. La cittadella del Cairo. Eccoci. Saladin, o cittadella del Cairo, è una fortezza che nacque con lo scopo di proteggere la città dagli attacchi europei. Sorge su una collina e si ha una vista a 360 gradi sul Cairo vecchia. Tra il suo interno ci sono vari musei, monumenti e una moschea fantastica, la moschea di Muhammad Ali. Di tuk tuk. Hello my friend, nice to meet you. Okay. Tuk tuk. Yeah. What's your name? My name is Ahmed. Ahmed, yeah. Ahmed. And you? Salvatore. 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 Thank you. Mi sta portando nei quartieri più popolari. Spero abbia capito. Assalamualaikum. Assalamu alaikum. What's your name? Eh? Name. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ يوسف. وانت؟ وانت؟ Hey, this area not all of tourists coming here. Never tourists coming here. Why? Because this is the Egyptian market of Egyptian people. The only Egyptian people coming here. Inside? Yeah. Thank you. Oh. Io ho chiesto se mi portava in un quartiere popolare e lui ha deciso di portarmi a casa sua. La signora lì su è sua madre e mi ha chiesto se voglio un tè. Certo, accetto volentieri, grazie. Assalamu alaikum. Anche simpatica la signora. Ah, questa è la cucina, the kitchen. Questa è la sala notte. Questo è il bagno. This is bathroom. Bathroom, yes. And this? Ah, un'altra sleep room. Ok. Good. Shukra. Ah, voi siete il Ramadan, non potete mangiare. It's yeah. Ramadan now. Yeah. No eat. No eat, no. Mi dispiace per voi. But not all of Egyptian people is fasting. Ah, ok. Understand? Not all. Not all. Quindi non tutti fanno il Ramadan. Fantastico questo quartiere, tutto colorato. About how much to rent a house like this in the in 1,500 per month. Yeah, per month. No. Si è rotta la lavatrice. E vuole i soldi, giustamente. Dobbiamo fargli un'offerta, ragazzi. Problem. Yeah. He told you this is making a lot of money. Yes. This is poor, don't have money. How old are you? 94. 94? Yeah. Old? Yeah, so old. L'artigianato qui va ancora e va benissimo. No italiano. No speak Italian.
I come from Napoli. English. English. Goodbye. Thank you very much. Shukran. Ciao. 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 Amo perdermi tra i vicoletti. Salam aleikum. Okay. Very good. Avete visto che barber shop, ragazzi? I'm Italy, from Italy. Italia. Napoli, Napoli. Napoli. Good. Spaghetti. Spaghetti. Pizza. Pizza. Ah, ragazzi, Napoli e l'Italia in generale nel mondo è conosciuta per il cibo, quindi spaghetti, pizza, pasta. My name is Salvatore. Salvatore. Yes. Ciao. Tra questi vicoletti si trova il mio ostello. Ne approfitto per caricare un po' le pile e per farvelo vedere. L'ingresso è un po' fatiscente, però tutto sommato non è male. Ascensore super moderna con tanto di buco. Siccome costavano poco, ho deciso di permettermi una stanza singola al quinto piano. Salam aleikum. Egyptian Night Hostel. Questa è la home. Poi c'è un salone. Stanno pregando, è sempre l'ora giusta per la preghiera. Qui c'è un altro androne, c'è anche una piccola palestra. Stanza singola, anzi con due letti, ma sono solo, come sempre. Qui c'è un bagno, un po' piccolo, ma va bene, dai. E un balconcino. Ahmed, my friend, sono tornato. Siamo di nuovo insieme perché questo bel giovanotto mi ha invitato a casa sua a cenare. Il Ramadan, una volta tramontato il sole, finisce, quindi yeah. Dice, questa sera ci abbuffiamo. Abbuffiamoci. Come. Salam aleikum. Aleikum salam. Salvatore. Ah, Salvatore. Yes. Imet. Nice to meet you. Welcome, Salvatore. Thank you. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Tu parli italiano? Abbuto! Abbuto! Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Very good. This is Kalihela. Kalihela. Yeah, this is Sundus. Yes. This is third one. This is first one. How old are you? Umrak kam sana? Andi 11 sana. 11. 11. Yeah. You? Andi kam sana? 9 sani. Nine. Seven. He is lying. She is lying. Seven, not seven. Eight. Okay, seven. This is garbage in front of you. This is Azhar bar. C'è il richiamo alla preghiera. Sì, Allahu Akbar. Yeah. Sì.
cena è pronta. Yeah, come to eat. This is rice, this is salad, this is meat with sauce. No, if you told Allahu Akbar, we will eat and fasting. Salam, grazie, grazie, shukre, shukre. Ciao. Che bella esperienza. Andiamo, Mohammed. Questi sono i classici coffee shop dove si beve il caffè e si fuma in compagnia. Questi sono gli amici di Mohammed. You're welcome to normal city, in the normal coffee shop in Islamic Cairo. Here you can see all these people like one family, one hand. Between a Muslim and a tourist and an Egyptian and a tourist, you are welcome to visit my city and my country. This is all I like. Cairo is very safe. All the river, inshallah. Thank you for everything. Okay, we keep in touch. Bye. Ovviamente non può mai mancare il grande mercato del mondo arabo. Qui sono al souk Khan el Khalili, che è conosciuto per essere il più grande del Medio Oriente, subito dopo il grande bazar di Istanbul. Come sempre c'è tanta gente, tanto caos. Così si vende, ragazzi, guardate! Talento bello! Talento bello! A 15 km dal centro del Cairo, sulla sponda occidentale del fiume Nilo, sorge la piana di Giza e qui nel cuore del deserto emergono maestose le piramidi e la Sfinge, simbolo dell'antico Egitto e della sua affascinante storia. Si stima che le piramidi abbiano circa 4500 anni e la loro costruzione è stata un'impresa senza eguali. Immaginate a quei tempi senza la tecnologia moderna. Ecco qua abbiamo il poliziotto che vuole scattare una foto. Salam alaikum. Alaikum salam. What's the name? Kamul. Kamul. You? Domda. Domda. Nice to meet you. Salve. Money. No
money. No money. Policeman, no money. Ah, thank you. Bye. Non so se avete capito, mi ha chiesto i soldi, poi ha visto che lo stavo filmando, ha detto no, policeman no money. Su questo punto panoramico si ha una visione totale delle tre piramidi principali del sito. La più grande è la prima, anche se sembra questa qui centrale perché si trova su una collina, mentre la più piccola è lì giù. La piramide di Cheope è l'unica in cui è consentito l'ingresso, anche se al suo interno non c'è niente perché tutti i resti li hanno messi in esposizione al museo egizio che abbiamo visto ieri. Ma comunque è un'esperienza da fare. Quella penso sia la coda. Assalamu alaikum. Ah no, thank you. I give you good price because No, thank you. You come to which country? Come Italy. Vive l'Italia, vive l'italiano. Italia 1. Tutti dicono Italia 1. Lucia, lo dici tu, carta. No, thank you. Carta. No. Madonna mia, ragazzi. Se soffrite di claustrofobia, non lo pensate nemmeno. Guardate qui. Yeah. It's the same. Yeah. Ah, quindi è un'unica via per salire e scendere. No, raga, è incredibile, mai visto una cosa del genere. Quindi c'è una parte diversa da questa. Quindi all'inizio c'è un corridoio strettissimo di penso 20-30 metri, ma stretto vero, eh? Poi si dirama un altro canale un po' più ampio. Sì, questo è il centro, la parte più alta. C'è un'umidità pazzesca, non c'è aria qui dentro. Ecco la grande Sfinge, una figura mitologica che ha il corpo di un leone e la testa di un essere umano, con un copricapo reale. Una figura mitologica molto affascinante. Pensate che è stata ricavata con un solo blocco di pietra. Che ne pensate di questa vista panoramica sulle piramidi? Non si tratta di un bar, né tantomeno di un'attrazione turistica, ma si tratta della terrazza della mia guest house. L'ho scelta appunto per questo, non tanto per i 15 euro a notte, ma per la vista che offre. Cioè, praticamente sono di fronte all'entrata principale. È uno spettacolo. La stanza è molto semplice, abbiamo un letto e un bagno con un piccolo affaccio su una piramide. Vedete, questo posto è pieno di terrazze panoramiche, sono tutti pronti a godersi lo spettacolo delle piramidi. Il richiamo alla preghiera insieme al tramonto segnano la fine del digiuno in tempo di Ramadan e quindi sono tutti qui pronti a cenare con vista. Thank you.
Cari miei amici viaggiatori, anche questa breve ma intensa avventura sta terminando e sono contentissimo. Porto a casa una bella esperienza vissuta con le persone locali, oltre ovviamente alla particolarità dei luoghi turistici. Gli egiziani si sono rivelati tanto accoglienti, hanno dimostrato tanta bontà e alla fine è questo che ricorderò nel tempo. Spero che il video vi sia piaciuto e abbiate gradito le immagini. Noi come sempre ci vediamo presto per una nuova avventura. Ciao!